Il comune di Fano realizzerà un nuovo bosco urbano nella zona dell'ex campo d'aviazione. L'intera area, oggetto di intervento del nuovo parco cittadino, vedrà dunque la piantumazione di oltre 6.000 piante autoctone e arbusti. L'intervento verrà realizzato da Arbolia, una società benefit creata da Snam Rete Gas e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per sviluppare nuove aree verdi in Italia. In passato questa realtà ha contribuito alla nascita di diverse zone verdi nel territorio nazionale come ad Udine, Torino, Padova e Pisa, solo per citarne alcune. Il nuovo bosco di Fano sorgerà a fianco della strada di Via Papiria. È un progetto che riguarda complessivamente circa 4 ettari e mezzo di terreno. Riguarderà la messa a dimora di 6-7 mila piante e saranno appunto piantate e gestite per i primi 2 anni da Arbolia, che appunto collabora col comune di Fano, per un investimento di circa superiore a 100.000 euro e sarà pagato appunto dagli sponsor e da Arbolia e saranno messe a dimora piante autoctone nei terreni comunali. Intorno a questo bosco nasceranno dei percorsi ciclopedonali che renderanno questa parte del parco urbano anche fruibile e più fruibile rispetto adesso. Dopo anni anche di abbandono, quell'area potrà essere valorizzata e certamente in maniera molto positiva. Oltre a questo verrà realizzata una nuova pista ciclabile a fianco di Via Papiria per consentire a ciclisti e pedoni di transitare in sicurezza su tutto il tratto. Niente lago artificiale per il momento, al suo posto un grande prato verde. Arbolia ci ha comunicato che interverrà con la messa a dimora nel periodo da novembre a febbraio e quindi per la prossima stagione estiva avremo questo bosco. Inoltre, nell'area adiacente all'intervento indicato ad Arbolia di 4 ettari e mezzo circa, ci sono circa 2 ettari che saranno oggetto di ripiantumazione da parte di società autostrade. Quindi complessivamente quell'area avrà circa 6-7 ettari di bosco urbano. Durante la presentazione del progetto presenti il responsabile dell'operazione di Arbolia, Dario Manigrasso, l'architetto Adriano Giangolini, il vice sindaco Cristian Fanesi e il primo cittadino Massimo Seri. È un'iniziativa importante che è una risposta anche all'ambiente, sappiamo i benefici che portano queste infrastrutture ambientali, e questa è una bella partnership tra il comune di Fano e Arbolia e questo per loro sarà il progetto. Hanno già realizzato in 18 città dei progetti, ma questo sarà il più grande ad oggi. Quindi una bella iniziativa, ripeto, che porterà benefici, ma sta dentro un progetto più ampio che quello di un parco urbano, in questo caso anche una forestazione urbana in un'area di 30 ettari che sta vedendo già la realizzazione del secondo e terzo stralcio. Ci saranno altri interventi che porteranno anche molte persone a frequentare quel luogo, quindi è un bel momento, una soddisfazione poter lanciare questa nuova iniziativa che verrà realizzata nel periodo invernale, perché ovviamente le piante devono essere piantumate nelle stagioni idonee.